Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica. Oggi, seconda domenica di Avvento, il Vangelo della liturgia ci presenta la figura di Giovanni Battista. Il testo dice che portava un vestito di peli di cammello, che il suo cibo erano locuste e miele, miele selvatico, e che invitava tutti alla conversione. E diceva così: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino, e predicava la vicinanza. Insomma, un uomo austero, un uomo radicale, che a prima vista può apparirsi un po' duro e incutere un po' di timore. Ma allora ci chiediamo, perché la Chiesa lo propone ogni anno come principale compagno di viaggio durante il tempo di Avvento, durante questo tempo di Avvento? Cosa si nasconde dietro la sua severità, dietro la sua apparente durezza? Qual è il segreto di Giovanni? Qual è il messaggio che la Chiesa ci dà oggi con Giovanni? In realtà, il Battista, più che un uomo duro, è un uomo allergico alla doppiezza. Sentite bene questo: allergico alla doppiezza. Ad esempio, quando si avvicinano a lui farisei e sadducei, noti per la loro ipocrisia, la sua reazione allergica è molto forte. Alcuni di loro, infatti, probabilmente andavano da lui per curiosità o per opportunismo, perché Giovanni era diventato molto popolare. Quei farisei e sadducei si sentivano a posto e di fronte all'appello sfrezzante del Battista si giustificavano dicendo: abbiamo Abramo per padre. Così, tra doppiezze e presunzione, non coglievano l'occasione di grazia, l'opportunità di cominciare una vita nuova. Erano chiusi nella presunzione di essere giusti. Perciò Giovanni dice loro: fate frutti degni di conversione. È un grido di amore, come quello di un padre che vede il figlio rovinarsi e gli dice: non buttare via la tua vita. In effetti, cari fratelli e sorelle, l'ipocrisia è il pericolo più grave, perché può rovinare anche le realtà più sacre. La ipocrisia è un pericolo grave. Per questo il Battista, come poi anche Gesù, è duro con gli ipocriti. Possiamo leggere, per esempio, il capitolo 23 di Matteo, dove Gesù parla agli ipocriti del tempo, così forte. E perché fa così il Battista e anche Gesù? Per scuoterli. Invece quelli che si sentivano peccatori accorrevano a Giovanni e, confessando i loro peccati, si facevano battezzare. È così, per accogliere Dio non importa la bravura, ma l'umiltà. Questa è la strada per accogliere Dio. Non la bravura, siamo forti, siamo un popolo grande, no, no. L'umiltà: sono un peccatore, ma non in astratto, no, perché questo, ognuno di noi deve confessare se stesso prima i propri peccati, le proprie mancanze, le proprie ipocrisie. Bisogna scendere dal piedistallo e immergersi nell'acqua del pentimento. Cari fratelli e sorelle, Giovanni, con le sue reazioni allergiche, ci fa riflettere. Non siamo anche noi a volte un po' come quei farisei? Magari guardiamo gli altri dall'alto in basso, pensando di essere migliori di loro, di tenere in mano la nostra vita, di non aver bisogno ogni giorno di Dio, della Chiesa e dei fratelli. E dimentichiamo che soltanto in un caso è lecito guardare un altro dall'alto in basso, quando è necessario aiutarlo a sollevarsi. L'unico caso, gli altri casi di guardare in alto in basso,
non sono leciti. Magari pensiamo essere migliori degli altri, non aver bisogno ogni giorno della Chiesa. L'Avvento è un momento di grazia, un tempo di grazia per toglierci le nostre maschere. Ognuno ne ha, ognuno di noi ne ha le maschere. E metterci in coda con gli umili, per liberarci dalla presunzione di crederci autosufficienti, per andare a confessare i nostri peccati, quelli nascosti, e accogliere il perdono di Dio, per chiedere scusa a chi abbiamo offeso. Così comincia una vita nuova. E la via è una sola, quella dell'umiltà. Purificarci dal senso di superiorità, dal formalesimo dell'ipocrisia, per vedere negli altri dei fratelli e delle sorelle, dei peccatori come noi, e in Gesù vedere il Salvatore che viene per noi, non per gli altri, per noi. Così come siamo, con le nostre povertà, con le nostre miserie e difetti, soprattutto con il bisogno di essere rialzati, perdonati e salvati. E ricordiamoci ancora una cosa, con Gesù la possibilità di ricominciare c'è sempre, mai è troppo tardi, mai. Sempre c'è la possibilità di ricominciare. Abbiate coraggio, Lui è vicino a noi e questo è un tempo di conversione. Ognuno può pensare, ho questa situazione dentro, questo problema che mi vergogna, ma Gesù è accanto a te. Ricomincia, sempre c'è la possibilità di dare un passo in più. Egli ci aspetta e non si stanca mai di noi, mai si stanca, e noi siamo noiosi, ma mai si stanca. Ascoltiamo l'appello di Giovanni Battista a tornare a Dio e non lasciamo passare questo avvento come i giorni del calendario, perché questo è un tempo di grazia anche per noi, adesso qui. Maria, l'umile serva del Signore, ci aiuti a rincontrare Lui, Gesù e i fratelli sulla via dell'umiltà, che è l'unica che ci farà andare avanti. Angelus Domini, nunc abit Mariae. Et concepit de Spiritu Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quaesumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo nunziante, Christi Fili tui, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus refuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Cari fratelli e sorelle, saluto con affetto tutti voi, provenienti dall'Italia e da vari paesi, famiglie, parrocchie, associazioni e singole persone. Anche vedo bandiere spagnole, polacche, argentine, tante, benvenuti tutti. In particolare saluto i pellegrini spagnoli di Madrid, Salamanca, Bolaños de Calatrava e La Solana. Nel salutare i polacchi desidero ringraziare quanti sostengono la giornata di preghiera e di raccolta fondi per la Chiesa in Europa dell'Est. Sono lieto di accogliere l'Azione Cattolica di Aversa con il Vescovo Monsignor Spinillo, come pure i fedeli di Palermo, Sutrio e Saronno, i ragazzi della Cresima di Patada, diocesi di Ozieri, e quelli della parrocchia di Sant'Enrico di Roma. Auguro a tutti una buona domenica e un buon proseguimento nel cammino di avvento. Giovedì prossimo celebreremo la solennità dell'Immacolata. Alla sua intercessione affidiamo la nostra preghiera per la pace, specialmente per il martoriato popolo ucraino. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.